Professore, qual è il dato più importante che emerge dal rapporto AIO? Il dato più importante è l'intreccio tra diciamo il peggioramento in crescita negli ultimi 3 anni del sistema di prestazioni. Gli utenti reagiscono, i caregiver reagiscono negli ultimi 3 anni mettendo in evidenza il disagio crescente, disagio nella frequentazione degli ospedali e dei servizi di assistenza, che mostrano in 3 anni un peggioramento evidente. È come se fosse accumulato nel corso della crisi, a partire dalla spending review fino ad oggi, un taglio di costi ma non una riorganizzazione dei servizi, e questo è il dato forte. Il secondo è che gli utenti cercano di arrangiarsi come possono, quindi ha messo insieme un sistema di ricerca, io dico votano con i piedi, cioè si muovono, quindi se non si trovano bene nell'ospedale pubblico cercano nel privato, se non si trovano bene nell'ospedale di una regione cercano di andare in altre regioni, sono più consapevoli delle possibilità di scelta tra privato, da pubblico e privato accreditato, quindi sono diventati più bravi nel corso degli anni a capire, qualcuno va anche all'estero. Naturalmente dietro questo poi c'è un sistema gestionale che tutti gli anni esaminiamo e che anche quest'anno abbiamo fatto esaminando i bilanci, i conti economici delle aziende ospedaliere, e abbiamo rilevato 4 fondamentali anomalie, una delle quali è servita per andare a fondo, cioè capire quanto in fondo di inefficienza c'è nella voce delle attività a funzione, che è una grande voce contenitore che può raggiungere anche il 60, il 70 e l'80% del bilancio. Voi capite che è una voce dentro cui possono nascondersi anche dei ripianamenti impliciti di bilancio. Nel rapporto si evince che la fiducia nelle strutture private è superiore a quelle pubbliche. Come lo spiega? Questo è una costanza, cioè il privato accreditato negli anni, perché questo rapporto è 15 anni che viene fatto e noi lo misuriamo tutti gli anni, si collocano sempre sopra sia il pubblico che il privato privato, e quindi questo depone, come dire, in maniera seria sull'attività di chi opera nel privato. Cosa dobbiamo attenderci per il futuro? Guardate, oggi noi siamo sul bilico, perché abbiamo avuto 40 anni di sistema sanitario nazionale, grazie a Dio, di tipo pubblico. Certamente niente è eterno nella vita e l'erosione progressiva oggi è un dato di fatto, e quindi sostanzialmente bisogna avere la forza di ridiscutere questo sistema integrandolo, mica sostituendolo. E integrandolo vuol dire che c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità più ampia da parte di più soggetti, le famiglie, il paziente, i sistemi d'impresa con tutto il welfare d'impresa, la mutualità. Cioè noi dobbiamo creare un neo-welfare che ha più sponde e più soggetti, perché è chiaro che il sistema pubblico non può assicurare tutto a tutti con una domanda esplosiva, e quindi non si può neanche dire si arrangi la gente, insomma, come può.